Sembra davvero incredibile, eppure quello che vi sto per raccontare è successo per davvero. È una cosa che riguarda la storia del nostro paese e non è accaduta in tempi lontanissimi. È una cosa che, se fosse stata portata fino in fondo, avrebbe quasi di certo cambiato il corso della politica italiana, anzi il suo stesso ruolo nel mondo. Che cosa? Beh, la costruzione di un missile nucleare di grande potenza in grado di colpire e distruggere persino Mosca, la capitale dell'allora Unione Sovietica. Questa idea, che sedusse governi anche molto differenti tra loro, fu perseguita a lungo, sia pure a fasi alterne, ma non andò mai in porto. Eppure oggi proveremo a chiederci che cosa sarebbe accaduto se queste cose si fossero realizzate. Bentrovati naviganti nella mia stanza delle meraviglie, il nostro appuntamento che, lo sapete, due volte la settimana, lunedì e mercoledì, ci porta a esplorare storie incredibili ma vere, oltre che storie eccezionali ma false. In questo modo cerchiamo sempre di più di allenare la nostra capacità di indagine critica, no? Ci alleniamo a fare domande critiche. Come sapete, l'ho già segnalato diverse volte, ma insomma ve lo dico ancora, è uscito il mio nuovo libro, geniale, 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario, il mio maestro James Randi, sull'arte di vivere e pensare, pubblicato dall'editore Feltrinelli. Insomma, è una lettura che io vi suggerisco se vi piace il mio lavoro, se vi piace il modo in cui affronto questi argomenti, perché tanto di quello che faccio arriva proprio da quello che ho imparato da Randi, che riguarda sì l'indagine del mistero, ma anche tante importanti lezioni su come ragionare, su come vivere in certe situazioni. E io, come vi dicevo, se lo leggerete sono davvero curioso di sapere che cosa ne pensate. Oggi invece vorrei raccontarvi una storia, per quello che ovviamente possiamo sapere finora, è una vicenda che è incredibile, però è maledettamente vera, una vicenda che si inserisce in un periodo storico molto particolare, quello della Guerra Fredda, in cui il mondo era diviso in due blocchi tra Occidente e Oriente e vedeva costantemente balenare davanti agli occhi il rischio di una guerra nucleare. È un argomento che, forse vi ricorderete, avevo trattato qualche tempo fa con uno speciale televisivo dedicato alla segretissima base Tuono. Era uno speciale che era andato in onda su Focus, ma che potete trovare e rivedere anche qui sul mio canale se volete. Ma torniamo alla storia di oggi, no? Quella del mancato missile nucleare italiano, il missile Alfa. È giovedì 28 novembre 1957, una data storica per l'Italia, ma pochissimi davvero saprebbero dire che cosa è successo quel giorno. Voi lo sapete? No. Il 28 novembre del 1957 il ministro della difesa dell'epoca, che era il democristiano Paolo Emilio Taviani, sottoscrive con i rappresentanti dei governi francese e britannico un accordo segretissimo di collaborazione militare. E il contenuto di quel trattato è roba da far tremare le vene ai polsi. Quell'accordo infatti prevede la nascita di un arsenale nucleare comune, un arsenale atomico europeo da usare se necessario nella guerra che tutti temevano potesse prima o poi arrivare. Quella contro il potenziale nemico dell'Occidente, cioè l'Unione Sovietica e i suoi alleati del Patto di Varsavia. Ma guardandolo un po' meglio, il contenuto di questo accordo era dirompente dal punto di vista politico anche per un altro motivo. Sottoscriverlo comportava la volontà di dire una parola decisiva nei confronti del nostro alleato superpotente ma anche parecchio ingombrante, cioè gli Stati Uniti, che di testate nucleari naturalmente ne aveva già migliaia. Quell'accordo non ha portato da nessuna parte, perché poco dopo la sua firma in Francia è salito al potere generale De Gaulle, Charles de Gaulle, che ha deciso subito di procedere alla creazione di un arsenale atomico nazionale, sganciato da ogni alleanza e dunque senza legami particolari né con la Gran Bretagna né con l'Italia. Si trattava per la Francia di dare vita a quello che è diventato celebre col nome di Force de Frappe, la forza d'urto, l'arsenale nucleare sul quale può contare Parigi. L'accordo segreto fra Italia, Francia e Gran Bretagna, che poi era sfumato, era però il riflesso oscuro e più pericoloso di
quei trattati che avevano portato alla fondazione, pochi mesi prima, marzo del 1957, della CEE, cioè la Comunità Economica Europea. Insieme alla CEE, infatti, era nata anche l'Euratom, l'ente europeo per l'energia atomica, per mettere insieme la ricerca nucleare. Ebbene, il trattato segreto copriva l'aspetto militare della questione. Le decisioni unilaterali di De Gaulle fermarono tutto quanto, ovviamente, ma a partire da quel trattato si era messo in moto un meccanismo che a momenti sembra davvero fosse inarrestabile. Quello che avrebbe dovuto portare, come dicevamo, alla costruzione del missile nucleare italiano, il missile Alfa. In realtà, prima di arrivare, per così dire, a fare da soli, noi italiani abbiamo provato in tutti i modi a seguire altre vie. Cercammo infatti quasi subito di dotarci, attraverso un'altra strada, di missili nucleari di enorme potenza, missili che volevamo porre sotto il comando nazionale, cioè sotto un comando indipendente dal coordinamento con la NATO, l'Alleanza Atlantica di cui anche noi siamo stati fondatori dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Del resto, agli inizi degli anni 60, intorno al nostro paese, c'erano altri che volevano la stessa cosa. E i servizi segreti militari occidentali, anche quelli italiani, lo sapevano benissimo. C'era la Svizzera, per esempio, che voleva missili da mettere in silos sotterranei fra le sue montagne. E poi c'erano due stati comunisti, come la Jugoslavia e la Romania, che lavoravano in accordo per progettare un ordigno da usare insieme su propri aerei progettati appositamente. E allora, in quella fase di grandi tensioni, il nostro governo pensò di fornire missili nucleari alla Marina Militare. Le grandi navi da guerra dei paesi più ricchi ormai stavano cominciando a riconvertire i loro armamenti tradizionali, le artiglierie, i missili. L'Italia è da sempre un paese con una storia di grandi unità navali, per questo tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, in segreto si modificarono alcuni incrociatori in unità che erano destinate ad ospitare anche, se necessario, missili a testata atomica. Questi missili avrebbero dovuto essere i Polaris americani, fra i più potenti dell'epoca, fra i primi in grado di essere lanciati anche da sommergibili in navigazione sott'acqua. I Polaris italiani avrebbero dovuto alloggiare in pozzi appositi in un incrociatore, il Giuseppe Garibaldi. La cosa sarebbe stata facilitata da una circostanza molto particolare. Nel 1960 i missili nucleari Polaris erano già presenti in Italia, nel sottosuolo della base NATO pugliese di Gioia del Colle. Il governo di Roma voleva che alcuni di quei missili fossero destinati all'incrociatore Garibaldi. Anche stavolta però la cosa si fermò lì, come era avvenuto anni prima per l'accordo segreto con la Gran Bretagna e con la Francia. La gravissima crisi dei missili di Cuba nell'ottobre del 1962, vi ricorderete, portò veramente il mondo a un passo dalla guerra termonucleare. Per fortuna, come sappiamo, all'ultimo istante tutto si è concluso con un accordo tra il presidente Kennedy e il presidente sovietico Khrushchev. Fra le conseguenze di quel compromesso ci fu anche lo smantellamento della base missilistica di Gioia del Colle, che avvenne ai primi del 1963. E così saltò il progetto di piazzare i Polaris sull'incrociatore Garibaldi. Gli americani non volevano guai da un alleato con armi atomiche e i Polaris tornarono in America nel giro di pochissimo tempo. Tutto finito così allora? Ma nemmeno per sogno. Fu forse per la frustrazione, per quegli ostacoli posti dagli alleati, che prende forma il vero progetto, questo sì completamente italiano, per la costruzione di un'arma atomica, il missile Alfa. Per questo progetto lo Stato Maggiore della Difesa aveva bisogno di uno scienziato italiano che facesse da punto di riferimento, che ne concepisse, insomma, la portata generale. Il papà del missile Alfa fu rapidamente individuato in un ricercatore che a quel tempo aveva dei compiti di punta per l'industria nazionale. Si trattava del professor Luigi Broglio, ingegnere e scienziato che è all'origine dell'intero programma spaziale italiano. Grazie al suo lavoro, alla fine del 1964, l'Italia è riuscita a mettere in orbita il suo primo satellite artificiale, il San Marco I, e fu proprio in quei mesi, non a caso, che lo Stato Maggiore della Difesa, attraverso il generale Paolo Moci, prese contatti in maniera riservatissima con Broglio e gli chiese di elaborare un progetto, quello del primo missile a testata nucleare interamente italiano.
Venne fuori un disegno ambizioso e terribile. Il nostro paese disponeva di mezzi, conoscenze, possibilità di accordi e risorse sufficienti per costruire un vettore con una portata di 3.000 chilometri, in grado dunque di colpire tutta l'Europa orientale, annichilire Mosca, minacciare l'intero Medio Oriente. Il missile sarebbe stato in grado di portare una testata con un nucleo di ben 2,5 kg di plutonio, che sarebbe stato prodotto a partire dall'uranio nelle nostre centrali nucleari, che allora erano in fase di pieno sviluppo. Nei piani della difesa, quel primo progetto prevedeva un potenziale enorme: giungere alla disponibilità di 100 testate nucleari installabili su altrettanti missili. Se il progetto delineato da Broglio e dal generale Mochi si fosse realizzato, l'Italia si sarebbe trasformata in una delle maggiori potenze nucleari del tempo. La stessa storia politica del nostro paese, con un fardello di quel genere sulle nostre spalle, probabilmente sarebbe stata molto diversa da quella che abbiamo conosciuto. Ma, come era successo già le altre due volte che abbiamo raccontato prima, anche in questo caso ci si misero di mezzo gli sviluppi della politica internazionale. Superato quel picco tremendo della crisi dei missili sovietici installati a Cuba, quello della fine del 62, Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna si mettono a lavorare per cercare di contenere la crescita del numero di bombe nucleari pronte all'uso. Nessuno, per fortuna, era talmente folle da pensare che si potesse andare avanti così in eterno con quel ritmo di crescita. Il risultato fu nel 1968 il Trattato di non proliferazione nucleare, firmato da Mosca, Washington e Londra. E dunque, sapete che cosa accadde a quel punto? L'Italia esitò a firmare, esitava a ratificare il Trattato di non proliferazione perché non sapeva bene cosa fare con la sua idea di missile nucleare. Insomma, non sapeva se rinunciarci o meno. Pensate, la firma e la ratifica da parte italiana avvennero con ben 7 anni di ritardo, nel 1975. Dietro a tutta questa lentezza, in quegli anni di ritardo, c'è l'intera storia del vero missile nucleare italiano Alfa. Il progetto, elaborato da Broglio, non andò in porto proprio perché gli americani non volevano trovarsi con un alleato fidato, certo, come l'Italia, che però possedeva testate atomiche nel proprio arsenale. Ma questo non vuol dire che in segreto noi non continuassimo a pensare di arrivare un giorno ad averle quelle armi. Ai primi degli anni 70, dalle relazioni dei nostri servizi segreti, risultò chiaro che Jugoslavia e Romania, in violazione del trattato, continuavano a lavorare a una loro atomica comune. E fu a quel punto che il governo italiano ruppe gli indugi. La scelta fu presa nel 1971 dal governo presieduto dal democristiano Emilio Colombo. Per competenza, la realizzazione del missile Alfa fu assegnata alla Marina Militare. Del coordinamento fu incaricato un'unità militare della massima segretezza, il Gruppo di Realizzazione Speciale Interforze. Ne venne fuori un missile a due stadi, lungo 6,5 metri, del peso di quasi 11 tonnellate, dotato di un grande motore a combustibile solido, un motore interamente di progettazione italiana, opera della SNIA BPD Spazio, mentre la struttura esterna e lo scudo termico erano compito dell'Air Italia. Alfa aveva una gittata di 1600 km ed era pensato per essere lanciato da grandi unità navali dislocate nel Mediterraneo orientale o nell'Adriatico, in modo da poter colpire in pochi minuti l'intera Europa orientale. Ma il segreto più tremendo di Alfa stava nel carico che avrebbe dovuto portare: una testata nucleare da 1 megaton, cioè, secondo gli studi più recenti, in grado di liberare un'energia pari a circa 60 volte la potenza della bomba che nel 1945 distrusse Hiroshima. Al confronto di Alfa, quella che colpì il Giappone era un giocattolo. Il punto tecnicamente più delicato fu rappresentato dalla messa a punto dei motori, in particolare di quello del primo stadio, che doveva avere una spinta di 25 tonnellate. I test avvennero nel segreto più assoluto, presso la sede della SNIA BPD in Colleferro, vicino a Roma, e poi alla Spezia, nei poligoni della Marina Militare. Ai primi del 1975 il missile Alfa era quasi pronto. I primi esemplari da assemblare sul posto
furono portati via nave nel grande poligono sardo di Salto di Quirra, sulla costa occidentale della Sardegna. Pensate che Salto di Quirra, sin dai primi anni 60, si testavano missili militari e per ricerche scientifiche, e a volte questo tipo di lanci segreti militari creava degli avvistamenti UFO anche a centinaia di chilometri di distanza, ma questa è tutta un'altra storia. Alle 17 dell'8 settembre 1975, per la prima volta il missile Alfa si alzò da terra nei cieli della Sardegna e del Tirreno. In pochissimo tempo aveva raggiunto i 110 km di altezza. Seguirono altri due lanci, l'ultimo dei quali, il 6 aprile del 1976, ebbe un risvolto imprevisto. Fu necessario ritardarlo di 4 ore perché al largo della Sardegna, nel Tirreno, incrociava una nave sovietica da spionaggio elettronico. Mosca stava attentissima a quello che preparavamo e la presenza di unità di quel genere in quegli anni era all'ordine del giorno nelle acque extraterritoriali intorno alla penisola. Nel 1975 dunque quasi tutto era pronto, mancava soltanto l'ordine decisivo, quello del governo per l'arricchimento dell'uranio. Se fosse giunto, nel giro di poco tempo avremmo avuto il plutonio necessario per fare detonare le testate degli Alfa. Poi, colpo di scena. A metà anni 70 si era in piena distensione americano-sovietica e Washington era perfettamente al corrente di quello che l'Italia stava preparando in segreto. Le pressioni da parte americana perché non facesse la sua comparsa all'atomica italiana furono tali che il 2 maggio del 1975, anche se riluttante, il nostro paese aderì al trattato di non proliferazione nucleare, con 7 anni di ritardo. Pensate, l'azione diplomatica americana su Roma fu talmente intensa che lo stesso giorno della firma del trattato il Parlamento italiano lo ratificò a larghissima maggioranza. Il 1976 vide poi l'abbandono definitivo da parte italiana dell'idea, probabilmente velleitaria, di diventare una potenza militare nucleare. Toccò al quarto governo Moro seppellire gli Alfa. I pochi esemplari in parte assemblati di quel missile furono stivati in fretta e furia qua e là in varie basi militari e per fortuna il nostro paese non giunse mai a produrre il plutonio necessario per gli Alfa. Comunque non tutto il male viene per nuocere, grazie anche all'esperienza tecnologica acquisita nella prima metà degli anni 70 dalla progettazione degli Alfa e attraverso la collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Italiana e quella europea nacque il vettore missilistico Vega, oggi ampiamente utilizzato dalla maggiore impresa aerospaziale commerciale al mondo, la Arianespace. I vari modelli del vettore Vega servono per mettere in orbita satelliti di piccolo peso, diciamo fra i 300 e i 1500 kg. Ancora non è chiaro quanto sia sopravvissuto dei documenti segreti sulla lunga storia dell'atomica italiana e di ciò che ruotò intorno. Dal punto di vista tecnologico e scientifico ormai si tratta di cose che appartengono alla storia, quella militare, dell'uso bellico dell'energia nucleare, ma ancora di più alla storia delle vicende politiche italiane. E tuttavia, una cosa la possiamo constatare senz'altro. Un missile Alfa possiamo vederlo in due posti e in uno di questi posti c'è un missile vero, completo di ogni sua parte. Non ci credete? Ebbene, prendete da Milano l'autostrada A4 in direzione Torino, uscite a Novara e raggiungete una delle più grandi basi aeronautiche italiane, quella di Cameri, lì, in un'area di parcheggio dei velivoli abbastanza appartata, in qualche rara occasione potreste avere l'opportunità di vedere da vicino un missile Alfa intero e montato, anche se un po' mal conservato. Ha un aspetto un po' tozzo e ormai è soltanto ferraglia, certo, ma a dire la verità conserva un'aria piuttosto inquietante. Il secondo esemplare dell'Alfa che è possibile ammirare è un simulacro, cioè una ricostruzione da esposizione, e si trova al magnifico Museo Storico dell'Aeronautica Militare a Vigna di Valle, vicino a Roma. Alla fine di tutta questa storia incredibile ma vera, una cosa risulta evidente.
Almeno una parte dei documenti politici riguardanti il programma nucleare italiano è ancora classificata. Insomma, è coperta dal segreto militare, quindi molti passaggi ancora ci sfuggono, molte cose ancora non le sappiamo. 45 anni dopo la chiusura del programma del missile balistico nucleare Alfa a modo suo, anche questo rimane uno dei misteri parzialmente irrisolti della storia italiana recente, quella successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon dove condivido tanti contenuti esclusivi, i dietro le quinte, il mio lavoro e molto altro. Sono loro che ci permettono di realizzare gratuitamente tutti questi contenuti che trovate sul mio canale e leggete i loro nomi in coda a questo video. Se volete anche voi sostenere questi video, queste serie che seguite e che spero vi piacciono, potete dare una mano, potete contribuire anche voi e naturalmente poi leggere anche il vostro nome in coda a questi video. E naturalmente vi ringrazio anche se deciderete di leggere, geniale, il mio nuovo libro, mi raccomando. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo appuntamento della Stanza delle Meraviglie e ogni venerdì con Strane Storie. A presto!